Una buona serata dal Tantavo Notizia di Imperia TV e da Andrea Pomati. I ladri di appartamento questa volta non si sono fermati neppure davanti all'abitazione del Procuratore della Repubblica Imperiese Grazia Pradella. Un furto che preoccupa in quanto potrebbe nascondere moventi diversi appunto dal, dalla semplice sottrazione di eh, beni materiali economici. Ne parliamo in un servizio. Fra i furti messi a segno negli ultimi giorni in appartamenti dell'Imperiese ce n'è uno che preoccupa più di altri per la personalità coinvolta. I ladri, infatti, martedì in pieno giorno hanno preso di mira l'abitazione del procuratore imperiese Grazia Pradella, che da anni vive sotto scorta per le inchieste di cui si è occupata in passato, che le hanno procurato minacce di morte. La Pradella si è accorta del furto una volta rientrata a casa dal lavoro nel pomeriggio e pertanto si ritiene che i ladri abbiano agito in pieno giorno. Hanno rubato denaro, gioielli e anche alcuni documenti, che comunque non riguardano processi o inchieste in corso. Sull'episodio stanno ora indagando i poliziotti di squadra mobile Digos di Imperia, che stanno cercando di capire prima di tutto se si tratti di un furto come tanti, oppure se il gesto nasconda motivazioni diverse e più preoccupanti. E come disposto dal Questore di Imperia Cesare Capocasa, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, finalizzati al monitoraggio del traffico veicolare e alla ricerca di veicoli che parcheggiati in vie pubbliche sono risultati non in regola con la normativa sull'assicurazione. Sono stati 1.200 i controlli in questo senso in provincia di Imperia. Nel capoluogo sono state sequestrate 7 autovetture e altre 12 a Sanremo, tutte sprovviste di assicurazione. E sempre nel corso del periodo estivo, ancora gli agenti della Polizia di Stato di Imperia non operano soltanto lungo le vie, e le strade cittadine attraverso la volante, ma anche in mare e spiagge con l'impiego della Squadra Nautica in servizio, una motovedetta e anche le moto d'acqua, i cosiddetti acqua scooter, per assicurare interventi rapidi di prevenzione e repressione. Vediamo. Dottor Martorano, non soltanto squadra volante, quindi le autovetture che siamo abituati a vedere sfrecciare in caso di necessità in soccorso pubblico, ma anche mezzi nautici, una motovedetta, ma anche acquascooter, insomma d'estate la polizia è anche sul mare. Esatto, per la questura di Imperia la prossimità vuol dire anche prossimità in mare. E considerate le caratteristiche del territorio, ed essendo Imperia, una città a vocazione turistica, eh, il questore, il dottor Capocasa, ha ritenuto eh, di dover implementare ancora di più l'utilizzo del personale utilizzando per l'appunto eh, due moderni acqua scooter che vedrete sfrecciare nei prossimi giorni per lo specchio acqua di Imperia e che di fatto svolgono lo stesso servizio che viene svolto dalle, dalle volanti della questura. Quindi insomma un controllo nelle strade, nelle vie cittadine, anche nelle spiagge, anche nel tratto di mare poi destinato alla balneazione voglio dire. Esatto, un tratto di mare che costituisce una parte consistente del territorio che quindi non può sfuggire al controllo preventivo della Polizia di Stato. Anche perché in estate diventa parte integrante della città, possiamo dire questo mare. Esatto, parte integrante e quindi anche luogo in alcuni casi di commissione di reati. E proprio ai servizi in mare della Polizia di Stato, ma non solo, anche ai controlli per la frontiera marittima, sarà dedicata la trasmissione microfono aperto in onda domani alle 21 su Imperia TV. Troppi cinghiali e caprioli in circolazione, di conseguenza troppi danni alle imprese, ma anche incidenti. La denuncia arriva dalla Col Diretti della Liguria, che contesta anche la sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito i cosiddetti selecontrollori. Vediamo. I timori espressi in diverse sedi da Coldiretti Liguria collegati alle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi alcuni commi della legge regionale in tema di controllo della fauna selvatica, non hanno tardato ad arrivare. Complice anche la forte ondata di siccità che ha colpito il territorio, ora, secondo Coldiretti, ci si trova davanti a un'emergenza per i danni causati alle coltivazioni da animali selvatici. La sentenza contestata ha tolto l'abilitazione ai sele controllori di procedere alle operazioni di controllo faunistico. A questo si aggiunge l'oggettiva mancanza di un numero sufficiente di agenti di polizia regionale. Da qui la presenza di un numero incontrollato di animali che, secondo Coldiretti, è raddoppiato negli ultimi dieci anni e carrica gravi danni alle aziende agricole, devastando coltivazioni, campi, oliveti, muretti a secco e orti. Senza contare anche gli incidenti stradali provocati spesso da cinghiali e caprioli. Nel 2016 sono state ben 323.000 euro le risorse impiegate dalla Regione per risarcire i danni causati la fauna selvatica, ma per Coldiretti non si tratta di una questione di risarcimento, ma piuttosto di sicurezza delle persone e sono quindi necessarie misure straordinarie. E a proposito di pericolosità dei cinghiali, è proprio di questa mattina la notizia di un incidente che ha visto ferito, per fortuna in modo non grave, un uomo di 64 anni a Villa Faraldi. L'uomo stava percorrendo la strada provinciale in sala alla sua moto quando un cinghiale gli è andato addosso facendolo cadere a terra e solo grazie alla presenza di un New Jersey ha evitato di finire in un burrone. Circa un anno fa, nella stessa zona, un cinghiale aveva seriamente danneggiato un'auto ed era rimasto ucciso nello scontro con la vettura. La maggioranza in regione è andata sotto, come si suol dire, nella terza commissione che si occupa di attività produttive, cultura, formazione, sport e trasporti, in occasione della discussione sull'assestamento di bilancio. Le opposizioni hanno chiesto la verifica dei numeri e dopo la votazione si è capito che il centro-destra non li aveva. Le minoranze hanno quindi votato contro l'assestamento di bilancio che in particolare i consiglieri regionali del PD hanno giudicato incolore e burocratico. E Imperia si appresta a aprire i battenti in McDonald's in fase di costruzione lungo mare Vespucci. In vista dell'apertura la società ha già avviato la ricerca di personale. Sono 30 i posti di lavoro disponibili. Vediamo. Mentre i lavori di costruzione del McDonald's in Lungomare, Vespuccia e Imperia si avviano verso la costruzione, la società ha già avviato la ricerca di personale. Le assunzioni previste nel capoluogo sono 30. Le selezioni sono state aperte online per individuare i candidati che parteciperanno al McItalia Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale impiegato per le nuove aperture McDonald's lungo la penisola. Il Job Tour fa tappa nelle città sedi dei nuovi McDonald's ed ha la possibilità di partecipare alle selezioni per diventare parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo ristorante. Entro il 4 settembre i candidati potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito macdonald.it, rispondendo ad alcune domande e inserendo il proprio curriculum. Poi verrà proposto un test e i candidati che lo supereranno verranno convocati per colloqui individuali. Il Mac Italia Job Tour avrà luogo entro la metà di settembre. Una breve pausa per noi, torniamo fra poco con altre notizie e servizi. Riprendiamo con una bella notizia, bella per il territorio e naturalmente anche per le imprese coinvolte. Sono infatti quattro le aziende agricole imperiesi che hanno conquistato quest'anno la Duia d'Or. Si tratta dell'ambito riconoscimento destinato ai migliori vini italiani, in particolare in un servizio. La Camera di Commercio di Astia ha annunciato i vincitori dell'annuale edizione del concorso enologico nazionale Duia d'Or, una manifestazione che seleziona il meglio del patrimonio enologico del nostro paese e promuove le eccellenze vinicole del territorio. 175 le aziende premiate per un totale di 299 vini. Tutte queste etichette saranno in esposizione, degustazione e vendita presso Palazzo Otolenghi nel Cuore di Asti al 51 Salone Nazionale di Vini Selezionati. Nel territorio imperiese ben quattro le aziende agricole si sono aggiudicate il prestigioso premio. Si tratta di tenuta Maffone di Aquetico che ha conquistato l'Oscar per l'Ormeasco Superiore, dell'azienda agricola Cascin di Arzeno Donelia che conquista l'ambito riconoscimento per il terzo anno consecutivo di Fontana di Ponti di Pornassi e Lombardi di Terzorio. Tenuta Mafone in Valle Arroscia si è distinta per il miglioramento qualitativo dell'Ormeasco Superiore, che l'ha portata fino all'ambito Oscar. L'azienda agricola Alcashin di Gianni Massa ha ottenuto il Duia d'Or per i vini bianchi Vermentino e Pigato Riviera Ligure di Ponente Doc, e questa serie di vittorie consecutive dimostra come l'impegno dell'azienda della Valle Impero sia sempre costante. Fontana Cota ha invece visto premiato il suo Vermentino, così come Lombardi. Questi prestigiosi riconoscimenti evidenziano ancora una volta l'eccellenza dei prodotti del territorio Ligure, e delle numerose aziende che portano alto al nome dell'imperiese della Liguria in tutta Italia e all'estero. E c'è stata una grande partecipazione di pubblico, anche di giovani, ieri sera a Imperi in occasione della fiaccolata in memoria delle vittime innocenti di mafia. Il corteo è partito dal porto di Oneglia e ha raggiunto quello di Porto Maurizio. Vediamo. 25 anni fa Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta furono uccisi dalla mafia. La strage avvenne a Palermo in via D'Amelio per l'esplosione di una Fiat 126 imbottita di tritolo, un attentato che seguì quello di Capaci del 23 maggio 1992, dove morì Giovanni Falcone. Ad Imperia organizzata dall'Associazione Libera con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, una manifestazione per ricordare e non dimenticare questi dolorosi avvenimenti e in generale per manifestare contro tutte le mafie partendo dalla capitania di Porto per arrivare nel capannone dell'ex salsa la Marina di Porto Maurizio. Qui si è svolta anche la proiezione di film e video dedicati alla memoria degli innocenti vittime delle mafie. I progetti sono stati realizzati da giovani imperiesi e trattano il tema della legalità e della giustizia. L'incontro di sensibilizzazione è stato importante per non dimenticare, per gridare un forte no alle mafie che rappresentano ancora oggi sfide insidiose e complesse. A conclusione della serata il coro con Claudia. Stoppa la vendita di bevande in bottiglia di vetro da asporto durante gli eventi clou dell'estate dopo i tragici fatti in piazza San Carlo a Torino. Anche nell'imperiese scattano le misure di sicurezza in occasione di manifestazioni di particolare rilievo. Il prossimo caso è quello dei fuochi artificiali in programma domani sera in Peri in Borgo Marina. Per l'occasione il sindaco Carlo Capacci ha emesso un'ordinanza con la quale viene vietata la vendita di ogni tipo di bevanda, se in bottiglia di vetro, dalle 18 alle 2 di notte. E da sabato tutti i giorni fino al 6 settembre sarà aperto al pubblico l'ambulatorio ricavato nel Next ospedale Arduino Basso sopra la Croce Rossa sulla Aurelia Diano Marina. L'orario di apertura è dalle 17 alle 20 nei giorni feriali, dalle 16 alle 20 nei prefestivi e festivi. Un servizio garantito dall'Asle dietro il pagamento di un ticket di 15 euro. I prodotti tipici della provincia di Cuneo sbarcano all'aeroporto di Oriol al Serio al Bergamo. Nello scalo sarà infatti allestito un infopoint per promuovere tutte le eccellenze enogastronomiche della provincia granda. Granda sarà protagonista a Bergamo presso l'aeroporto di Orio Al Serio e lo farà nella nuova area denominata Italy Loves Food, inaugurata a inizio 2016 dedicata alle eccellenze enogastronomiche. In sinergia con la Camera di Commercio di Cuneo hanno dato sostegno al progetto la Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, Turismo Alpmed, Regione Piemonte, ATL Langhero Aero e ATL del Cunese. Il progetto Made in Cuneo, di durata quadriennale, prevede l'allestimento di uno spazio vetrina e punto informativo nei pressi dei gate d'imbarco in area Schengen, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze no gastronomiche e turistiche del nostro territorio, intercettando passeggeri e turisti che possano facilmente raggiungere la provincia di Cuneo. È una grande vetrina per dare valore a questa immensa proposta che a casa nostra abbiamo, che ogni tanto. Non abbiamo la consapevolezza di quanto sia grande, di quanto sia potenziale per costruire nuove pagine importanti di storia futura, di lavoro, di occupazione, di giovani che possono trovare nella valorizzazione di questo territorio e delle magie che nascono all'interno di questo nostro territorio motivazioni per guardare avanti. È anche molto significativo il fatto che. Le istituzioni del territorio insieme, e questo è, credo che sia uno slogan un po' nuovo all'interno della nostra comunità, lavorano in questa direzione. L'accordo forte tra la Camera, la Fondazione Casa di Risparmio, le due TL, indirettamente la Regione Piemonte, di creare le condizioni di avere questa grande vetrina in questo straordinario aeroporto del Nord, dove transitano ogni anno 13 milioni di passeggeri, un aeroporto che ha molte similitudini territoriali a casa nostra la provincia lombarda e la provincia piemontese che insieme a Braccetto affrontano eh, credo momenti significativi ed importanti di valorizzazione reciproca. Un passo importantissimo in quello che è la promozione del territorio cuneese un passo importante nel lavoro insieme, le due ATL devono assolutamente lavorare insieme, e promuovere il territorio insieme un territorio grande, differente morfologicamente ma straordinario quindi sicuramente un grande momento, questo dobbiamo dare merito alla Camera di Commercio di aver avuto l'iniziativa, di aver messo insieme le due a lavorare nello stesso settore. Quindi questo è uno spazio che inizia a Bergamo, quindi dove avremo circa 13 milioni di visitatori, uno spazio che speriamo possa ripetersi anche in altre località d'Italia, perché non nel mondo e in Europa, perché sicuramente l'eccellenza della provincia di Cuno devono essere portate in vetrina e devono essere promosse agli tutti insieme per un grande territorio. Che cosa ci si aspetta da questa iniziativa in termini di eh, riscontro promozionale e soprattutto a breve termine? Ci aspettiamo molto. Il 28 luglio verrà inaugurato lo spazio, uno spazio molto importante, uno spazio ampio, adeguato, con grandissima visibilità su tutti i passeggeri che transitano nello scalo. Ripeto, con la possibilità di avere personale nostro che racconta il territorio, che racconta le nostre eccellenze, questa è una garanzia anche. Di avere una presenza in loco che non è delegata ad altri, ma che ci vedrà protagonisti per far assaggiare nel ristorante che sarà eh, gestito con prodotti della nostra provincia i nostri grandi piatti, la nostra grande enogastronomia, saranno coinvolte le enoteche dei vini, saranno coinvolte tutte le dop dei formaggi e tutta quella che è la proposta turistica anche con il coinvolgimento diretto importante delle due ATL che avranno la possibilità di essere un braccio operativo per supportare questa presenza. E adesso i Venti, poi le notizie dell'autostrada dei fiori, quindi il quadro meteo Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. Ed eccoci al quadro meteo in base alle previsioni di Arpalmeteo Liguria. Domani, venerdì 21 luglio, al mattino cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con addensamenti di nubi basse marittimo-costiere sui settori occidentali in parziale dissolvimento. Dal pomeriggio in un rapido passaggio instabile potrebbe favorire rovescio temporale su centro ponente. Dalla serata nuovo aumento della nuvolosità sul Savonese con possibili fenomeni. Umidità su valori medi, venti moderati da nord-est su imperiese, prevalente regime di brezza sulla costa rinforzi pomeridiani fino a moderati nei settori interni del centro. Mare mosso localmente molto mosso sull'estremo ponente in calo dal primo pomeriggio. Segnalazioni di protezione civile per condizioni di disagio fisiologico per caldo. Dopo domani, sabato 22 luglio, il flusso dei quadranti meridionali determina un aumento di umidità e nuvolosità nei bassi strati, più consistente nelle ore pomeridiane, quindi ci saranno anche però schiarite nelle ore centrali. Umidità su valori medio alti, 20 al mattino deboli. Di direzione variabile tendenti a disporsi sui quadranti meridionali di centro levante in prevalenza deboli da sud-est nel pomeriggio mare poco mosso su tutte le coste ed è davvero tutto anche per questa edizione a tutti voi un grazie per il vostro cordiale ascolto Andrea Fomati le voglio di trascorrere una buona serata arrivederci